giustamente io devo risalto quelli che sono i problemi di questo percorso e tu giustamente hai messo in evidenza invece quelli che potrebbero essere i pregi di questo percorso, di quello che potrebbe derivare per le comunità di scambio, per i paesi di scambio. Sono perfettamente d'accordo e questo è il motivo per cui io chiedo e credo che la partecipazione attiva della collettività sia l'elemento fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Di questo ne sono convinto e ne chiedo la conferma al professor Di Renzo che di queste, diciamo, problematiche è un esperto, no? Ah, scusami Ernesto, scusate, volevo ringraziare le signore che sono lì in fondo, in sala, al tombolo, che stanno partecipando a questo nostro impegno e dedizione. Il tombolo è praticamente cultura abruzzese, derivata, ma è cultura abruzzese. E io fino a qualche anno fa ricordo di vedere queste signore davanti la porta di casa, davanti gli ingressi e lavorare al tombolo. Me lo ricordo come non un passato remoto, ma come qualcosa accaduto, diciamo, anche qualche giorno fa. Grazie Guglielmo, grazie Sindaco per l'invito, grazie Maria Pia, a tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questo importantissimo incontro che mi auguro sia, anzi, se i progetti sono quelli che sono stati annunciati dal sindaco, sarà uno dei tanti incontri che faremo, che saremo necessitati a fare, perché fanno parte proprio di tutto l'iter che il processo di candidatura prevede. Io sono molto contento di essere qui in questo pomeriggio per tante ragioni, anche perché stare qui mi dà la possibilità di appagare quel nostro salvos che si ha quando si vive fuori dalla propria terra, per cui soprattutto per quanto passa qualche anno c'è questo desiderio, questo ritorno ad Itaca e allora poter tornare è qualcosa che dà emozione. In questo momento sono emozionato a stare qui. Allora, che stiamo facendo qui? Stiamo assecondando un progetto visionario che un gruppo di persone ha avuto. Poi ha pensato di estendere molto intelligentemente anche a chi hanno immaginato potesse dare un aiuto al perseguimento di questo obiettivo. Sono stato contattato non per qualche evento particolare, ma perché ho potuto partecipare a un processo di candidatura in ambito UNESCO, che è quello della Bertolanza Celestiniana. Un progetto che ha avuto inizio nel 2010, si è concluso nel 2019 dopo un intoppo, ricordo ancora adesso momenti molto drammatici nel 2015 a Windhoek in Namibia, dove questo riconoscimento è un vero stop, ma questo perché per la complessità del processo e del progetto. Guardate, occorrono tanti fattori, occorrono tante componenti e nessuna è superflua. Tutte sono indispensabili, quindi occorrono le competenze scientifiche e tecniche per la realizzazione del dossier, occorre il coinvolgimento comunitario, quella è la prima cosa, è fondamentale, una condizione sine qua non, nel senso che se la comunità, e non soltanto la comunità di scala, la comunità estesa, anche di coloro che risiedono fuori, anche delle comunità limitrofe, non sentono questo progetto come parte necessitante del loro dialogo con se stessi nel presente, perché questo poi è soprattutto un percorso di autoconsapevolezza, è un percorso di riconoscimento dell'appartenenza e della definizione dell'identità, tutti devono partecipare. E l'UNESCO da questo punto di vista è intransigente, nel senso che richiede che la volontà e l'impegno comunitario sia costante, sia dichiarato con tanto di sottoscrizione, sia dichiarato e poi soprattutto
se riuscissi ad ottenere questo traguardo, non è che poi ci si chiede, ok, ho la carta, me la metto, no? Il processo va avanti, il MISCO fa questo lavoro di monitoraggio, perché è un'assunzione di responsabilità, quindi non è soltanto un percorso per attaccare una mostrina o un nastrino, come purtroppo, devo dire come purtroppo, sempre spesso il riconoscimento MISCO viene inteso. Una sorta di, molto spesso viene considerato come una sorta di surrogato o come forma molto importante di marchio di certificazione, lo dice questo, una sorta di DOC o di GP che però ha questo massimo ente certificatore. Questo è qualcosa, non so se può essere detto in questa sede, qualcosa che mi sembra che accadendo anche con il riconoscimento della cucina italiana, dove tra l'altro abbiamo sentito anche in televisione ministri politici che pubblicamente fanno la dichiarazione di questo percorso, ma guardate, già quel tipo di percorso secondo questo dovrebbe escludere la candidatura dal riconoscimento, perché non è una cosa attenta al basso. Questo è importante, è fondamentale, guardate, ce ne sono degli esempi chiari, un esempio palese è quello della dieta mediterranea. Sapete, la dieta mediterranea nel 2010 è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità, quindi è stato inserito nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità. Nel 2010 una candidatura transnazionale alla quale hanno partecipato Italia, Spagna, Grecia e Marocco. Poi nel 2013, questo lo dico per competenza di informazione, altri quattro paesi hanno voluto entrare in questa rete, quindi Cipro, Portogallo, vedete che cosa c'è per Portogallo con il Mediterraneo, ma queste sono le complessità UNESCO, e anche la Croazia, Cipro, comunque Croazia e Portogallo. E vi dicevo questo perché nel 2010 ho avuto questo riconoscimento, ma in realtà la proposta di candidatura della dieta mediterranea era stata avanzata nel 2008, se non che tutto il dossier che questi stati avevano presentato ha avuto lo stop da parte dell'UNESCO. Perché? Perché così come era strutturato sembrava una sorta di richiesta di riconoscimento di un marchio di qualità dei prodotti della dieta mediterranea. E in effetti le estensioni erano stati ministeri competenti, il Ministero dell'Agricoltura. No, questo non è il compito dell'UNESCO. Sarà compito di altri istituti certificatori, ma non dell'UNESCO. Però poi accadono queste cose per via della visibilità che questo riconoscimento dà. Tra l'altro è stato pubblicato qualche anno fa anche un libro sul valore del brand UNESCO, ossia questo tipo di riconoscimento che genere di ricadute è in grado di produrre sul piano del PIL. E sono numeri importanti. Ora questo fa sì che la richiesta di questo riconoscimento sia molto, molto ambita e sono tante le situazioni in cui tutto questo accade. Non è certamente il caso di Scanno, non deve essere il caso di Scanno e non può essere il caso di Scanno. Anche perché sulla base della mia valutazione, io in questo momento, nel momento in cui mi è stata avanzata la richiesta da Maria Pia e dagli altri, ho detto guardate, io posso semplicemente fornirvi delle consulenze, ma non sono in grado anche in termini di tempo di impegnarmi dalla mia esperienza con la candidatura della perdonanza cristiana, mi ha dato qualche strumento di conoscenza anche per poter capire qual è il percorso più adatto, più idoneo da seguire. Proprio perché come diceva il sindaco, questa caratteristica, questo costume femminile tradizionale è qualcosa che ha valore e non soltanto per Scanno e per gli scannesi, ma ha valore proprio per la cultura in sé e per tutto quello che c'è questo dietro questo costume, compreso il rischio del dissolvimento delle sue tecniche di realizzazione e di tutto praticamente nel momento in cui questo costume cesserà di essere indossato, cesserà di essere analizzato, è come se fosse andata a fuoco una biblioteca che quindi per un sapere, una conoscenza che viene prodotta. E allora, quale istanza, quale percorso più idoneo da seguire nell'ambito del riconoscimento UNESCO? Allora, guardate, queste sono diapositive che voi non dovete leggere.
soltanto per dirvi che dietro quello che io vi sto dicendo c'è un contenuto che si aggancia al livello scientifico e al metodo che va a seguito. Noi ci stiamo muovendo, nell'ambito di questo riconoscimento, in relazione alla Convenzione UNESCO del 2003. E non dire che dica cos'è l'UNESCO, lo sapete benissimo, è quell'agenzia delle Nazioni Unite che comprende 183 paesi nel mondo e il cui obiettivo è quello di perseguire la pace, la fratellanza, la solidarietà tra le popolazioni, tra le nazioni, attraverso l'incentivazione e la promozione dell'educazione, della cultura e della scienza. Quindi questo è l'obiettivo primario dell'UNESCO. E affinché questo obiettivo possa essere perseguito, l'UNESCO ha creato delle liste. C'è una prima lista, quella del 1978, data di sentita del patrimonio dell'umanità, che contempla tutta una serie di elementi culturali, di siti. Tra l'altro, all'interno di questa lista, l'Italia ha un primato, ossia è la nazione che ha un maggior numero di iscrizioni, 58, di cui 7 transnazionali. Di questi 58 riconoscimenti UNESCO, 5 riguardano beni naturali e gli altri sono beni culturali, ma questo è il patrimonio mondiale. Quello invece all'interno del quale questo progetto si situa è un altro ambito di convenzione, è la convenzione del 2003, ossia quello del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità. Perché è stato riconosciuto il fatto che la cultura non è soltanto ciò che si oggettiva nella Torre di Pisa, nel forum imperiale, patrimonio UNESCO, non soltanto quella cultura, chi dubita che quello sia cultura, ma l'UNESCO è arrivato a dire, ad affermare, grazie soprattutto alla riflessione antropologica, che sono un antropologo, ciao Francesco, benvenuto. Lasciamo stare
perché non è possibile perseguire questo obiettivo. Non è un obiettivo che si persegue nell'arco di un anno, occorreranno almeno occorrerà qualche anno per poter raggiungere questo obiettivo, ma questo non deve indurre a desistere, perché anche all'Aquila, se avessimo desistito, abbiamo iniziato nel 2010, non saremmo arrivati a quel riconoscimento che poi è arrivato, anzi, più la metà è acqua, più vale la pena ingaggiarsi. Allora, la cosa che è necessario fare, allora, capire che cos'è il patrimonio culturale immateriale. Secondo l'UNESCO, allora, il costume di scanno, che queste signore bellissime indossano, è parte della cultura, è l'espressione di cultura. Sì, io tra l'altro da antropologo mi direi che è tutta cultura, soprattutto da tutte le parti che è una cultura. Però secondo me è cultura, perché dice che il patrimonio culturale immateriale è l'insieme, ve lo dico a memoria, delle pratiche, delle espressioni, delle rappresentazioni, dei saperi e di tutto anche dell'apparato materiale che si struttura attorno a questi saperi, che un popolo, che una comunità, che un gruppo riconosce come patrimonio culturale. E un patrimonio culturale che viene trasmesso di generazione in generazione è un patrimonio culturale che viene costantemente ricreato, quindi non c'è la cristallizzazione, la musealizzazione, no, c'è il riconoscimento che la cultura e le tradizioni non sono qualcosa di fisso e immutabile, si trasformano, con termini loro, ma si trasformano, cioè è qualcosa che si modifica in funzione di come si evolve la società, di come si evolve la cultura, l'ambiente, ma questo patrimonio viene riconosciuto come elemento identitario attorno al quale una comunità, una nazione, un gruppo riconosce se stesso come presenza del mondo. Ora, stando tra questa è l'intenzione, questo costume non è semplicemente una foggia dell'abbigliamento, il costume non è soltanto non è soltanto qualcosa che serve per l'oppressore, ma anche qualcosa che dice, è qualcosa che appartiene alla sfera della comunicazione. E sapeste, forse lo sapete, meglio di me, quante cose comunicano questo costume, ma soprattutto è espressione dell'identità. Nell'ambito della Convenzione del 2003 ci sono tre opportunità di essere inseriti, di avere un riconoscimento da parte dell'UNESCO. Allora, o operare all'interno della lista rappresentativa del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità, cosa che abbiamo fatto con la perdonanza celestiniana, e cosa di cui sentiamo parlare si sta facendo a proposito della cucina italiana. Nel frattempo è in itinere, sempre nell'iscrizione della lista rappresentativa del patrimonio culturale e materiale, il canto lirico, che arriverà a conclusione del percorso a dicembre di quest'anno, quindi avrà questo riconoscimento. All'interno della lista rappresentativa l'Italia ha iscritto 16 elementi, ma non sono tanti, tanto quelli della lista della cultura del patrimonio mondiale, sono 16, vedete, c'è anche lì la perdonanza celestiniana nel 2019, c'è anche, molto importante, nel 2019 la transumanza che credo riguardi, coinvolga il territorio, l'Abruzzo, il Primis, Scano, Pesca Costanzo, ossia tutti quei luoghi attraversati dalla rete dei gratuiti, dal sistema economico, produttivo, culturale della transumanza. Ora, poter essere iscritti all'interno della lista rappresentativa, che è una delle tre opzioni che l'UNESCO fornisce, è un percorso molto complesso, perché soprattutto? Perché è molto affollato, nel senso che sono molte, molte le richieste per poter avere questo tipo di riconoscimento. Pensate, ci sono delle candidature che sono in attesa, hanno creato che si chiama una tentative list, quindi per dare un minimo di contentino, sì, va bene, non è questo il riconoscimento, però ti riconosciamo che fai parte, quindi come le nomination agli Oscar. E ce ne sono molte, quindi è molto difficile. E tra l'altro non credo neanche che sarebbe, vista la situazione,
che c'è cristiano, soprattutto quel costume che sarebbe più del posto più idoneo. Quindi da una parte abbiamo la lista rappresentativa, dall'altra parte l'altro percorso è quello del quello che ci riguarda noi, è quello dell'elenco dei beni culturali immateriali che necessitano di salvaguardia urgente. Questo poi ci sarebbe l'altro, l'altro livello dell'UNESCO, qui non c'è, non ricordo, il registro delle buone pratiche di salvaguardia. Quindi queste, sono queste le tre opzioni in relazione alle quali può essere presentata la candidatura in sede UNESCO. Abbiamo detto che la lista rappresentativa, che pure conterrebbe logicamente, coerentemente il costume tradizionale del Kirghizistano, è un percorso che richiederebbe risorse che forse scadono, non hanno soltanto le risorse economiche, ma soprattutto il confrontarsi con altre candidature che sono molto forti, e quando dico forti intendo anche politicamente forti, e questo sarà qualcosa che anche Scano dovrà prendere in considerazione, perché c'è sì il lato tecnico, c'è sì il lato metodologico che conduce alla costruzione dei dossier, ma senza la componente diplomatica e la componente politica l'obiettivo non potrà essere raggiunto. L'esempio della perdonanza celestiniana è evidente, è palese. Un dossier, il professor Sabatino ne riferirà, compilato tecnicamente così come l'UNESCO richiede, ma non ha superato lo scoglio. Perché? Perché non aveva l'appoggio politico, non soltanto non aveva l'appoggio politico, ma la parte politica si è schierata, ha avuto delle ragioni tali per, non soltanto per non aiutare la perdonanza, ma addirittura per ostacolarla. Quindi sono tante le complessità e tutte devono essere prese in considerazione. Quindi dicevo, o la lista rappresentativa, o il registro delle buone pratiche, ma che non riguarda noi, o altrimenti l'elenco di beni culturali immateriali che necessitano di salvaguardia urgente. Il costume di Scanno soddisfa le caratteristiche di questa lista? Sì, sì, ne abbiamo parlato, ne è stato riferito, io ho fatto una simpatica intervista che tra l'altro ha avuto un successo incredibile online, no? Con Anna Nannarone. E lei mi diceva che di fatto forse una o due persone a Scanno sono ancora oggi in grado di realizzare un costume da una fattura così complessa. Questo che cosa vuol dire? Che quando queste persone non ci saranno più, nessuno sarà più in grado di produrre, quindi la cultura non si riprodurrà più, non si ricreerà più. E che cosa rimarrà? Rimarrà semplicemente il costume, un oggetto di museo. Arriveremo alla mummificazione del costume di Scanno, lo metteremo in una tenda, però sarà di cultura morta, sarà citazione e basta. Quindi l'urgenza è tutta quanta racchiusa in questo fatto che l'expertise, le competenze per la realizzazione di questo costume sono detenute, sono fonte di sclerosione, persone che potrebbero non esserci più, magari per tante ragioni, e tutto questo sta andando. Puntare su questo elemento del patrimonio UNESCO è qualcosa che avvantaggia anche il percorso. Perché? Perché sono pochi coloro che nel voler vedersi riconoscere questa etichetta da parte dell'UNESCO concorrono in questa lista, anche perché bisogna certificare che effettivamente il costume è un bene culturale a forte erosione, a forte rischio di scomparsa. E in questo credo che non ci sia difficoltà alcuna a certificarlo, perché poi noi abbiamo come controparte il Ministero Culturale, abbiamo come controparte il Segretariato Generale UNESCO, la Commissione UNESCO per l'Italia, che vorranno, prima di intraprendere questa strada, vorranno verificare che effettivamente le cose stanno in questi termini. E vedete, questo è quanto specifica la parte della convenzione che
legittima la richiesta del conoscimento messo, la sopravvivenza dell'elemento a rischio nonostante gli sforzi della comunità o degli individui interessati, oppure minacciata di probabile estinzione in mancanza di contromisure immediate. È esattamente la fattispecie che riguarda il costume. Ho voluto sottolineare il costume tradizionale di scalo, ho voluto sottolineare anche questo passaggio che parte proprio da parte dell'articolo della Convenzione UNESCO, che dice che l'elemento, in questo caso il costume di scalo, deve essere inserito in un inventario del patrimonio culturale e materiale presente nel territorio dello Stato proponente. Ora, Maria Pia, io non so, ecco, avete potuto appurare se l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione ha già provveduto a catalogare l'inventariato? Allora, ecco, questa sarà. Come? State provvedendo, ok. È una condizione sine qua non. È una condizione sine qua non. Qui, senza non c'è bisogno che leggete, dimostra questo diagramma di Gantt, dimostra semplicemente qual è la tempistica laddove si decidesse di operare nella direzione del riconoscimento, la tempistica occorre. Praticamente nel momento in cui si decide di partire, ci si impegna, ci si ingaggia, occorrono 2 anni e mezzo. Ogni riconoscimento è un ciclo di 2 anni e mezzo, quindi vuol dire che partendo ora si arriverebbe a dicembre del 2025, laddove non ci fossero ostacoli, laddove tutto quanto procedesse sulla base di quello che è un metodo definito. Vado alla conclusione. Questa qui è una pagina che ho fotografato del sito del UNESCO. Ci sono già degli elementi iscritti all'interno dell'elenco dei beni culturali e materiali necessitanti di salvaguardia urgente. Ce ne sono 76 nel mondo, 76. E poi sono andato a vedere con delle chiavi di questi 76, 3 riguardano costumi tradizionali femminili. Quindi questa operazione è un'operazione alla cieca. È un'operazione che ha già dei precedenti, ossia altrove, in questo caso vedete l'Albania, Botswana e Cambogia, hanno avuto questo riconoscimento richiesto e questa hanno iscritto costumi tradizionali all'interno di questa speciale lista che riguarda i beni che sono a rischio di disgregazione. E qui ho un esempio, vi ho portato quello dell'Albania, che è stato riconosciuto lo scorso anno. Vi ho voluto citare vistamente perché studiando il dossier, tra l'altro ho scaricato anche a beneficio di chi poi deciderà di operare in un dossier completo. Questo costume si chiama Giubleta e ha delle caratteristiche, al di là delle voci dell'abbigliamento, poi che sono, vedete, questo qui, che sono diverse naturalmente rispetto a quelle di scacco, ma anche il costume di scacco è diverso rispetto al costume di scacco dell'Ottocento. È diverso nelle voci, è diverso nei cromatismi, è diverso in molti aspetti, eppure è sempre parte espressione di una identità culturale. Questa giubbetta è caratteristica dell'area settentrionale dell'Albania, è un costume femminile, in questo caso un costume femminile a forte rischio di erosione. Perché? Perché sia chi lo indossa, ma soprattutto chi lo realizza, si è distaccato da questo elemento della cultura. E come vedete, l'UNESCO ha riconosciuto la validità di questa richiesta di candidatura e l'ha esaurita. E allora, laddove qualcuno è riuscito a fare questo percorso, questo potrebbe in qualche modo essere un fatto rassicurativo anche per noi, perché tra l'altro non è tipo un giocapremi dove la tombola è una o la città, dove chiunque, laddove si relatissimo le necessità, può fare questo tipo di richiesta, ma tanto perché, ribadisco, non per dire io sono, ho questo riconoscimento, ho queste concarne che si mi sbaglia, perché purtroppo devo constatare
che, e questo anche in Abruzzo, i riconoscimenti che sono stati dati sono stati disattesi dal punto di vista di quelli che sono gli obiettivi. Allora, Francesco, abbiamo lavorato per la perdonanza celestiana e abbiamo lavorato molto con le comunità, quindi la comunità ha assunto la perdonanza, l'ha resa il limbo identitario, e quindi voi siete andati all'acqua di tutto questo, non sapete nulla, non è che trovate un cartello segnaletico con la città della perdonanza celestiana, eppure non è solo chiaro. È chiaro da questo punto di vista, dice che ciò che la comunità deve fare dinanzi all'ottenimento del riconoscimento è operare in termini di valorizzazione, promozione, salvaguardia. Quindi la salvaguardia è il passaggio generazionale e la promozione. La promozione, quindi vuol dire che questa cosa deve diventare un fattore in grado di aumentare le chance del territorio. E questo non sempre si è in grado di farlo, anzi non si fa. Del resto non l'ha fatto la perdonanza, non l'ha fatto anche con i tratturi. I tratturi sono un patrimonio dell'umanità, una caricatura transnazionale. Vi risulta da qualche parte che questa terra abbia valorizzato questo riconoscimento? Assolutamente no. Se voi andate nella provincia di Bergamo, dove c'è il parco preistorico della Val Camonica, poi già sulla Brescia Milano, a 200 km di distanza, trovate la segnaletica marrone che vi dice guardate, andate lì in Val Camonica perché c'è questo sito UNESCO. Perché questo non richiede l'UNESCO che venga fatto. Ma la stessa cosa non è stata fatta, non è stata fatta con la perdonanza, non è stata fatta con i tratturi, ma voi direte che i tratturi sono recenti, ma non è stata fatta neanche con, vediamo, sapete, un altro riconoscimento transnazionale che caratterizza l'Abruzzo, in questo caso nella Convenzione del 1978 del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, l'Abruzzo ha 5 siti UNESCO. Li conoscete? No. Eppure sono qui, sono più vicini, a 20 km, 30 km di distanza. Le vetuste vagelle, 5 ce ne sono. E non lo sanno neanche gli abitanti dei paesi dove cadono le faccende, neanche i sindaci. Il sindaco di Reggio Emilia, dove c'è una di queste faccende, o di la faccenda di Selva Policello, non lo sa. Ma allora perché fare questa operazione? A che cosa serve? Chiediamoci, perché vogliamo fare questa operazione? Chiediamoci, qual è il nostro obiettivo? Qual è? Allora, al di là di tutto quello che può riguardare la valorizzazione e la promozione del territorio, che ci sta, ci deve stare, perché lo dice UNESCO, al di là del lavoro della salvaguardia, ossia di impedire che qualcosa, perché poi si accende uno spot, quindi vuol dire che quella cosa che ha rischio erosione in qualche modo viene contenuta perché si agisce affinché ci sia una trasmissione generazionale delle competenze. Quindi nelle scuole, non so, da questo quale individueremo come presidi per insegnare la complessità di questa cosa, quando pesa 15 kg, mi fanno una cosa, una sorta di cilicio. E affinché tutto questo possa essere realizzato, ma ancora prima di tutto questo, l'obiettivo che si vuole perseguire, che si deve perseguire attraverso questo riconoscimento, è la definizione del senso dei luoghi. Proprio perché? Perché il costume. Se si ne va in pipa, no? Non è che le cose non sono soltanto quello che dicono di essere, ma sono molti e dietro quel costume che cosa diciamo? Storia, identità, appartenenza, radicamento, sfida al tempo, al presente. Dobbiamo lavorare a tutti quanti assieme. Grazie. Diciamo.
toscani. E poi bisognava essere docenti della facoltà in Firenze. Francesco Stabatini è stato il primo non fiorentino, non toscano, abruzzese. Tante cose.
che cosa potremo fare negli anni prossimi. Ribadire naturalmente le testimonianze insegnate, i dati che nel verso ha rilevato la sua iniziativa e la sua illustrazione così ricca di fatti. È un amico che abbiamo conquistato, ce lo tenevo caro, non ti lasceremo scappare troppo facilmente.
gli anni purtroppo mi minacciano dietro le spalle, cercherò di combattere. Per questo noi siamo grati di aver accettato
sappiamo difficile, sappiamo lungo, sappiamo impervio, ma noi lo affrontiamo con la forza delle donne abruzzesi, con la forza di Margherita, con la forza di Luna, con la forza di Francesca. Con la forza di tutte le donne, di tutte le nostre mamme, di tutte le nostre nonne, di tutte le nostre bisnonne, ma di tutte le donne scandesi di ora. Grazie a tutti. Prego. Grazie. Sembra facile. Grazie.